abbiamo relatori meravigliosi tutti i giorni, anche così così. Il cardinale Charles Mongbo ha viaggiato da Myanmar a Budapest, che tra poco entrerà sul palcoscenico. Le notizie di scontri sanguinosi delle strade di Myanmar hanno fatto il giro della stampa mondiale. Molti di voi avranno visto la foto di Suor Anne Rose inginocchiata in preghiera davanti a un muro di soldati. Forse avete sentito Papa Francesco esprimere la sua simpatia per coloro che hanno subito violenza. Nel Myanmar, a maggioranza buddista, l'1% della popolazione è cristiana, il 4% è musulmana. Nonostante la repressione e lo status di minoranza, la Chiesa birmana è cresciuta anche nei tempi più oppressivi. Il numero dei credenti è cresciuto da 100.000 a 700.000. Il clero di 170 persone è salito a 700, mentre il numero dei monaci è passato da 300 a 2.000. Charles Mongbo ha detto: la Chiesa era come un seme di senape che, come la parabola nelle scritture, è cresciuto in un albero. La forza della comunità è esemplificata dal fatto che ci sono 16 enti di beneficenza stanno fornendo assistenza ai bisognosi. Diamo un caloroso benvenuto al primo cardinale nella storia del Myanmar, l'arcivescovo Charles Mongbo. Eminenze, eccellenze, fratelli e sorelle, cari amici, buona giornata a tutti. Come state? Questa lingua ungherese è abbastanza difficile. Nel nome di Gesù saluto tutti voi, il grazioso popolo d'Ungheria e i compagni pellegrini provenienti da varie parti del mondo, il grande popolo ungherese, i nostri graziosi ospiti di Budapest, i nostri fratelli e sorelle di tutto il mondo. Sono grato al comitato organizzatore, alla Chiesa ungherese, a tutti i vescovi, ai religiosi, al popolo di Dio. Naturalmente, la mia presenza qui è dovuta specialmente al mio caro amico, Sua Eminenza Peter Erdőcs, il cardinale e arcivescovo di Esztergom Budapest, primate d'Ungheria, il cui calore e la sua insistenza mi ha fatto venire qui nonostante tutte le difficoltà del viaggio. Grazie, Sua Eminenza. Questo è come un momento di Pentecoste. Qui tutte le sorgenti di Dio scorrono come un fiume mistico. Noi, persone di tutte le razze, di tutte le lingue, di tutte le culture, possiamo riunirci come corpo di Cristo e possiamo celebrare la nostra unità. Possano questi momenti di grazia portare salute al mondo, pace e prosperità a ogni anima. Dio è che noi esaltiamo. Tutte le mie sorgenti sono in te. Il congresso eucaristico in realtà è un raduno universale cattolico che commemora la prima immersione dello Spirito Santo sugli apostoli. Il forte vento dello Spirito Santo scorre su questo padiglione, su questo luogo. Lo Spirito che cade come lingua di fuoco. Le nostre lingue possono essere diverse, ma siamo uniti nel messaggio del Signore Gesù. Celebriamo questo momento di grazia. Sono stato scelto come legato papale per il precedente congresso di Cebu nelle Filippine.
Migliaia di partecipanti da 71 paesi diversi hanno partecipato all'evento, durato una settimana. È stata un'esperienza di effusione dello spirito. Le Filippine rimangono uno dei paesi cattolici più grandi e più attivi. Milioni di persone hanno partecipato alle messe quotidiane, alle adorazioni e alle riflessioni teologiche. In mezzo a tutte queste celebrazioni, ho avuto la gioia di incontrare la vostra delegazione che mi ha gentilmente invitato a far parte di questo meraviglioso incontro di fede. Naturalmente il mio caro amico e vostro stimato cardinale Peter Erdő era presente lì. Sono molto felice che gli sforzi di Sua Eminenza abbiano portato a questa visita. Sono grato di poter partecipare a questo evento. Possa la intercessione di Maria in questi tempi difficili portare guarigione e pace a tutti. Tu sei grande, Ungheria, benedetta tra tutte le nazioni del mondo. La Chiesa in Ungheria è stata formata attraverso la pazienza e la tolleranza. La mia grande ammirazione va alla Chiesa Cattolica in Ungheria. La Chiesa in Ungheria ha una lunga storia di testimonianza del Vangelo di fronte alla soppressione e alla sofferenza. Una nazione di persone di diverse tradizioni etniche, linguistiche e liturgiche che vivono insieme. Ricordo con grande gioia la storia di questa coraggiosa Chiesa cattolica evangelizzata da Santo Stefano d'Ungheria, il primo re d'Ungheria nel 1001. Il suo duro lavoro ha visto l'istituzione di tante diocesi, la conversione di questa nazione. Sono sicuro che il suo spirito virtuoso alleggia anche ora su questa conferenza. La Chiesa nel vostro paese ha dato tanti santi, martiri, uomini e donne missionari alla Chiesa universale. Ringraziamo Dio per tutti loro. Attraverso gli alti e bassi della storia avete mantenuto la fede, avete sofferto e lottato, ma siete stati fedeli testimoni del Vangelo. Le belle chiese e i monasteri sono i monumenti di questa grande fede. Ma soprattutto, questo congresso eucaristico è una potente testimonianza di quella fede che è molto viva e vibrante qui. Possa Dio continuare a benedire la vostra terra con la pace e possa riempirci del suo amore mentre ci riuniamo nel suo nome. Sono molto contento di sentire che l'Ungheria, che era una volta fortemente minacciata dal virus pandemico, è riuscita a controllarlo e possiamo riunirci come famiglia universale per celebrare la vittoria della pazienza, che il Signore Eucaristico. Quando sono arrivato ieri, abbiamo lasciato la mia mascherina dopo 16 ore di viaggio. E il Signore Eucaristico, che moltiplicò 5 pani e li distribuì in 5.000 persone, spezzi il suo pane di guarigione nella nostra riunione. Le nostre preghiere si rialzino e bussino alle porte del cielo per portare la pace. La fede di un granello di un senape può spostare le montagne. Lasciamo che le nostre preghiere abbattino le montagne di questa pandemia. Questo è possibile. L'Ungheria ha dimostrato che è possibile.
La chiesa di Myanmar, Birmania, una chiesa messa alla prova attraverso la sua pazienza. Vengo da una terra lontana, un piccolo paese nel vasto continente asiatico, il Myanmar. Il mio paese, precedentemente noto come Birmania, è nel sud-est asiatico con una popolazione di 55 milioni di persone, ricco di culture, con più di 135 gruppi etnici che vivono insieme, spesso chiamato una nazione arcobaleno. La Chiesa è giovane, ma vibrante e crescita. La maggior parte della gente in Myanmar è buddista. Come nella maggior parte dei paesi asiatici, il cristianesimo è una religione di minoranza, anche in Myanmar. Tuttavia, abbiamo una comunità cristiana molto vivace e giovane che continua a crescere di numero. Il Myanmar è benedetto con molte vocazioni al sacerdozio e alla vita religiosa. Il nostro popolo è un popolo pio, amante dell'arte e della cultura e molto religioso. Dio è stato buono con loro e ha conservato tante risorse sopra la terra e sotto la terra. Ma il nostro popolo affronta 7 decenni di grandi sfide. Negli ultimi 6 mesi la nostra gente semplice ha affrontato sfide a più livelli, conflitti, Covid, il crollo economico, disastri climatici. I cattolici hanno sofferto molto. Le nostre chiese sono state attaccate. Molti della nostra gente sono fuggiti dalla nostra stessa terra. Papa Francesco ha un amore speciale per questa terra. Nel 2017, con sorpresa del mondo, ha scelto il nostro paese, un paese di appena 700.000 cattolici, per il suo pellegrinaggio papale di pace. Egli è il profeta delle periferie, è venuto a vedere la gente delle periferie. Dopo i recenti disordini politici, Papa Francesco ha parlato 7 volte sostenendo il popolo sofferente nostro. Ha detto una messa speciale per il Myanmar in Vaticano. Sono troppo contento che sarà qui per la cerimonia di chiusura. Sono felice di essere qui nonostante tutte le difficoltà e le sfide di transito. Sono qui per essere parte dello sforzo della Chiesa ungherese di portare la Chiesa universale per questa grande conferenza eucaristica. Chiedo anche le vostre intense preghiere per il mio popolo. Lasciatemi iniziare il mio discorso sulla pazienza, la pazienza divina nell'Eucaristia. Lasciatemi illustrare questo con una devozione resa popolare dal nostro pane Papa Francesco. Maria dei Nodi, un buon esempio di pazienza. Permettetemi di iniziare con una storia sul grande dipinto di Nostra Signora dei Nodi. Quando Papa Francesco era uno studente in Germania, si è imbattuto nella devozione a Maria dei Nodi, Maria Knotenlöserin. La devozione a Maria, slegatrice dei nodi, ha circa 300 anni. Ma è diventata più ampiamente conosciuta quando Papa Francesco ne ha parlato e l'ha promossa durante il suo papato e mentre era arcivescovo di Buenos Aires, Argentina. Nel dipinto Maria scioglie i nodi. Uno dei angeli le passa il nastro annodato mentre l'altro tiene in lato non più annodato e lo presenta a noi. Secondo la teologia, i nodi legati dai nostri antenati, i primi genitori, progenitori, attraverso la loro disobbedienza,
vengono lentamente sciolti dalla paziente obbedienza di Nostra Signora che ha detto il sì alla chiamata dell'angelo Gabriele. Qual è la rivelanza di questa storia per il nostro argomento? La pazienza. La disobbedienza è entrato quando i nostri progenitori non potevano esercitare la pazienza e hanno ascoltato i consigli del male. La redenzione, secondo la storia, arriva attraverso la pazienza di Maria. Ma c'è un altro lato interessante di questa storia. Quando un gruppo di pellegrini visitò questo santuario in Germania, un turista impulsivo disse al parroco: «Padre, Madre Maria avrebbe dovuto usare il coltello per tagliare i nodi più velocemente». Non era consapevole questo turista del fatto che tagliare i nodi in fretta avrebbe distrutto l'intera corda. La generazione moderna cerca le soluzioni rapide. La pazienza è sciogliere i nodi della nostra vita. Abbiamo tutti dei nodi nella nostra vita. Molti annodati da altri, ma molti altri sono annodati da noi stessi. Nodi psicologici, spirituali, ma anche nodi fisici. Gli esseri umani sono bravi ad annodarsi in situazioni difficili e quelli che sono disperati annodano i nodi ulteriormente, rimangono intrappolati. Per sciogliere i nodi della vita ci vuole pazienza. Papa Francesco ha detto che attraverso Maria tutti i nodi del nostro cuore, ogni nodo della nostra coscienza può essere sciolto. Nulla è impossibile alla misericordia di Dio. Anche i nodi più intricati sono possibili da sciogliere dalla grazia. Prego che Madre Maria aiuti il mondo a sciogliere tutti i nodi autoinflitti. Una lezione per la nostra vita. Incoraggiate dal Papa, cominciamo con la preghiera che la stessa pazienza che animava la nostra Madre Maria possa animare tutti noi qui riuniti per comprendere i nodi mentali, fisici e spirituali che ci impediscono. Preghiamo il Signore Gesù, la cui presenza nell'Eucaristia come incarnazione della sua pazienza creativa ci dia la grazia di non fare tutti i nodi difficili della nostra vita con pazienza e con sopportazione come Maria, affinché possiamo vedere tutte le benedizioni nella nostra vita, per la nostra famiglia e le nostre nazioni. Pazienza, la comprensione paziente. Che cos'è la pazienza? Spero che possiamo capire pazientemente cos'è la pazienza. Vi concedo un'ora per parlarvi di questo argomento. Sono sicuro che mostrerete pazienza mentre passiamo attraverso questa grazia molto importante, dono dello Spirito Santo, che non solo riempie spiritualmente, ma è anche molto utile alla nostra vita. Se qualcuno lascia questa sala prima della fine della lezione, non è tanto paziente, ma è solo una barzelletta. Se avete problemi sanitari potete uscire, certamente. Socrate apprezzerebbe la pazienza come la virtù maestra. L'uomo che è maestro di pazienza è maestro di tutto. La pazienza è aspettare con speranza. Altri lo definirebbero così: la pazienza non è la capacità di aspettare, ma di avere buoni atteggiamenti nell'attesa. La pazienza è definita anche così: lo stato di rimanere tranquillo in attesa di un risultato.
pazienza, fermezza, resistenza, uno stato di essere in grado di sopportare la provocazione, la tolleranza, la pazienza verso gli altri. La capacità di comprendere la strada del Signore è la porta che si apre verso l'amore. Se sostituiamo la parola pazienza con l'amore, capiamo nella prima lettera ai Corinzi, potremmo capire il significato della pazienza. Madre Teresa è nota per il suo servizio paziente e umile ai poveri. Era solita dire, senza pazienza impareremo meno nella vita, vedremo meno, sentiremo meno. Senza pazienza ascolteremo meno. Era permeata di pazienza mentre faceva quello che doveva fare giorno dopo giorno, anno dopo anno, decennio dopo decennio, nonostante la consapevolezza che il cambiamento sarebbe arrivato lentamente, semmai, alla condizione dei poveri e degli oppressi di tutto il mondo. Che cosa possiamo imparare da Madre Teresa sulla pazienza? La nostra strada sicura verso la santità e il cielo è la pazienza, è la mitezza sotto le avversità fatte per il motivo di amare Dio e il prossimo. Il perdono ai nemici. Sono i miti che erediteranno il regno. Abbiamo bisogno di pazienza per capire l'azione di Dio in noi. La vita non è un fast food. È un pellegrinaggio paziente. Internet veloce può collegare i telefoni intelligenti. Solo la pazienza collega i cuori. Covid, il nostro irritante insegnante di pazienza. Anche coloro che non hanno mai pensato alla pazienza l'hanno conosciuta, sfidata da essa durante questa pandemia. Ci ha insegnato questa virtù nel modo più doloroso. Questo tema, abbiamo paura, ha chiuso le nostre chiese, ha reso difficile celebrare le nostre liturgie, ha ferito le nostre sensibilità. La nostra pazienza è messa alla prova. La mancanza dei contatti delle relazioni umane. La nostra comunione umana è ridotta dal distacco sociale. Abbiamo paura gli uni degli altri. Non possiamo nemmeno dare il giusto addio ai nostri cari quando muoiono. Non possiamo nemmeno portarli in chiesa a fare l'ultima celebrazione eucaristica. Siamo derubati del sorriso. I nostri volti sono nascosti ai nostri cari con le maschere. Il dono più grande, l'apostolato del sorriso, è derubato da parte di questo virus. Siamo nascosti ai nostri cari. Non si sa quando siamo irritati e quando sorrido. Siamo nascosti dietro le maschere. Abbiamo perso i mezzi di sussistenza, le prospettive di fame in paesi come il Myanmar. Siamo costretti a dubitare di noi stessi, lavarci le mani per l'ennesima volta. C'è una ferita mentale. Una vecchia signora in Myanmar ha detto: il coronavirus non è un'offesa a nostra cardinale Lakshmi.
e la costringe a vivere in continua ansia. Abbiamo delle ferite. Le ferite mentali sono sconcertanti. Tante persone sono spinte a vivere da sole nell'ansia esistenziale. La maggior parte dei studi ha riportato effetti psicologici negativi, tra cui sintomi di stress post-traumatico, confusione e rabbia. I fattori di stress includevano la lunga durata della quarantena, la paura della infezione, la frustrazione, la noia, le forniture non adeguate, le informazioni inadeguate, le perdite finanziarie e anche le stigmatizzazioni. Affrontiamo grandi sfide nella vita spirituale. I valori spirituali sono meccanismi creativi e costruttivi che lavorano per stabilizzare la società, per prevenire la sua distruzione. Questa è la loro regolarità. La compassione, la gentilezza, la simpatia e la cura sono alcuni dei valori spirituali che sono minacciati dal virus. Essere umani è parte del divino. Questa vocazione rimane fortemente sfidata. La pazienza ci aiuta a salvare la nostra umanità in questa pandemia. Nonostante le nostre grandi sfide, stiamo vincendo nella sfera spirituale. Questo avviene grazie alla nostra pazienza, che San Paolo chiama dono dello Spirito. Il Covid-19 ci urge con forza a riaccendere la nostra fede per vedere l'intervento di Dio nel sopraffare l'effetto disastroso del coronavirus. Il Covid ci ha costretti ad essere pazienti. La pazienza ha insegnato i seguenti benefici spirituali. Ministeri non ordinati. Una chiamata a pregare da casa trasferisce una maggiore responsabilità ai membri non ordinati. Pregare in casa porterà ad una fedele realizzazione che tutti possono avere accesso a Dio attraverso Cristo Gesù. Finora questo è stato fatto dai ministri ordinati. I laici si alzano ora, invece di spezzare il pane sull'altare della Chiesa, noi spezziamo il pane della guarigione, il pane della comunione, il pane della consolazione, il pane del sostegno reciproco, il pane della parola. Il mondo intero è diventato l'altare. Il sacerdozio universale di tutti ha l'opportunità di farlo. Un nuovo tipo di Eucaristia cosmica, come sognato da grande mistico Teilhard de Chardin, si attua nella nostra vita. Le chiese domestiche, tutti hanno la responsabilità sacerdotale di intercedere per gli altri presso Dio. Sarà un momento per capire che, come le comunioni negli edifici fisici della Chiesa, i membri della famiglia che pregano insieme nelle loro case sono anche la vera Chiesa, corpo di Cristo, in senso spirituale. Maggiore consapevolezza della presenza di Dio. La chiamata a pregare da casa assicura ugualmente la presenza di Dio in linea con ciò che Gesù disse nel Vangelo di Matteo al 18 capitolo, perché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Una tale responsabilità divina deve essere gestita con fede. Se non c'è fede, dove due o tre si riuniscono, affronteremo difficoltà maggiori. È una grande maestra questa situazione. Secondo Papa Francesco, la pazienza attesa durante la pandemia ha dato a tutti noi una grande lezione. La pandemia
ha messo in luce i rischi e le conseguenze inerenti ad uno stile di vita dominato dall'egoismo e dalla cultura dello spreco e ci ha posto di fronte ad una scelta: o continuare sulla strada che abbiamo perseguito finora o intraprendere un nuovo cammino. Cosa ha fatto il Covid? Lezione di pazienza, un'attesa piena di speranza. Covid ci ha privato della nostra comunione domenicale, l'Eucaristia, fonte e culmine della nostra vita spirituale. Ha portato sfide spirituali ed emotive, ma attraverso questa oscurità il Signore ha lavorato per ricostruirci, per avere pazienza in mezzo a questa minaccia esistenziale. Abbiamo compreso il dono dell'altro, il dono della vita, il dono della fede. Siamo rinati in una nuova realtà di gratitudine. Abbiamo imparato che la vita è così preziosa, ognuno di noi è così prezioso. Siamo l'immagine di Dio. Cosa intende la nostra tradizione per fede della pazienza? La pazienza è una delle grandi virtù della tradizione cristiana. La maggioranza in questa nazione professa questa fede. Questa fede ci insegna cose semplici. Amatevi l'un l'altro. Siate pazienti come è paziente il vostro Padre Celeste. Ci sono due parole greche tradotte con pazienza nel Nuovo Testamento. Entrambe hanno grande rilevanza. Io non sono un grecista, dunque abbiate pazienza. Tutte le due parole hanno un'importanza privilegiata. Hupomene significa rimanere sotto, come quando si sottopone ad un peso. Si riferisce alla fermezza in difficili circostanze. Questo termine greco è equivalente del erek apim, lento all'ira, dell'Antico Testamento. Lipomone è la traduzione più comune nel Nuovo Testamento, che indica sopportare. Tutti noi siamo chiamati a sopportare pazientemente i pesi della nostra vita. Questa parola ci insegna un certo atteggiamento, sia verso le persone che verso le circostanze. Esprime quell'atteggiamento verso le persone che non perde mai la pazienza con loro, per quanto irragionevoli possono essere, e che non perde mai la speranza per loro, per quanto poco amabili e poco educabili possano essere. Questa parola ci dice: maneggiali con cura, sono esseri umani anche loro. Questa parola ci insegna quel tipo di atteggiamento che di fronte agli eventi non ammette mai la sconfitta e non perde mai la sua speranza e la sua fede, per quanto oscura sia la situazione. La pazienza è una virtù angelica e ci rende profondamente umani e profondamente divini, ci aiuta a navigare nei mari tempestosi della vita, a costruire la forza d'animo e far risplendere la nostra umanità nelle notti più buie. Rende l'amore per gli altri e per Dio il fine ultimo della vita.
Chiaramente parlando, la pazienza di Dio verso di noi è assolutamente sorprendente. Vediamo la pazienza di Dio nel trattare con Adamo e Eva quando cadono nel peccato e quando dà loro la promessa della sua alleanza di grazia. Anche quando il primo figlio Caino uccide suo fratello, Dio è infinitamente paziente. Vediamo la pazienza di Dio in noi e l'arca. Vediamo la pazienza di Dio nel lungo viaggio degli israeliti, anche con i loro brontolini nel deserto. Né cibo né acqua. Mosè chiede l'aiuto. Vediamo la sua pazienza nei Vangeli quando Gesù, figlio di Dio, viene rifiutato e abbandonato. E vediamo la sua pazienza con la Chiesa. Vediamo ora chi sono coloro che Dio ha chiamato per cose grandi. Prima di tutto Abramo. Abramo è chiamato come il padre di tre generazioni di questo mondo. Ma quest'uomo semplice fu messo alla prova. Sua moglie non poteva partorire un figlio, dovette aspettare pazientemente. E quando venne quel figlio, il figlio fu chiesto di essere sacrificato. Abramo con pazienza obbedì. Dio gli chiese di andare in una terra nuova. Dio diede tante promesse, ma non quando Abramo si aspettava. Allora, vediamo ora Mosè. La Bibbia abbozza una lista ambiziosa di tratti di leadership attribuiti a Mosè, tra cui umiltà, empatia, eroismo, anche pazienza, carisma, saggezza e anche altri. Mosè ha implorato Dio di avere pazienza e quando Dio ha punito Mosè lo ha accettato con pazienza. Sappiamo che colpì la roccia due volte e poi ha detto Dio a Mosè: non entrerai nella terra promessa. E la risposta di Mosè era: sì, Signore, sono paziente, non entrerò nella terra. Vediamo Giobbe, il nostro eroe della pazienza preferito di tutti i tempi è Giobbe, per quanto la pazienza. C'è un messaggio potente nella sua vita, nella sua testimonianza. Sua moglie e i suoi amici gli dicevano di maledire Dio e di morire, ma anche quando ha perso la sua famiglia, la sua ricchezza ed è afflitto da una malattia dolorosa, si rifiuta di maledire Dio. Vediamo ora la missione di Dio, come ci forma attraverso la pazienza. Vediamo l'universo, consideriamo la nostra nascita, se stessi, siamo concepiti nel grembo della nostra madre, da piccolo a una persona grande, adulta. Una donna ci ha aspettato con pazienza. E questo non è avvenuto con una drammatica velocità, ma pazientemente. Gesù ha parlato, ha detto la parabola del seminatore, che era molto paziente. Siete ancora con noi? Fate ancora attenzione? L'Eucaristia come pazienza divina. Il Vaticano II dice: l'Eucaristia è la fonte e il culmine della nostra vita spirituale. Dio è realmente presente e aspetta con pazienza. Tertulliano ha scritto: perché dove c'è Dio, c'è anche suo figlio adottivo, cioè la pazienza.
Quando lo Spirito di Dio scende, la pazienza lo accompagna indivisibilmente. L'Eucaristia è il sacramento della pazienza divina. Gesù ci aspetta, era destinato ad aspettarci prima della creazione del mondo. Gesù eucaristico ci aspetta per diventare come Lui. A poco diventiamo più simili a Lui, più aperti, più generosi. Gesù aspetta, aspetta fino al momento in cui avremo lo stesso atteggiamento che Lui ha per noi, e quando lo facciamo, in quel momento si rivela a noi. I nostri occhi si aprono e la nostra vita diventa un viaggio di Emmaus con il Signore. Ora non siamo intorno al tabernacolo, siamo sulla via di Emmaus, per le strade negli ultimi 2 anni. E questo è il significato. Questo viaggio può essere realizzato solo attraverso la pazienza. La nostra vita diventa una nuova comunione quando condividiamo pazientemente con gli altri. Il sacerdote compie 2 grandi atti sull'altare: spezzare la parola, spezzare il pane e predicare la parola. Sono 12 mesi che la gente non ha potuto accedere a questa sorgente spirituale. In molti luoghi la chiusura delle chiese e la sospensione delle messe ha causato un'enorme agonia mentale e spirituale. In questi tempi bui ci viene ricordato che l'Eucaristia ha un significato più profondo che non un semplice raduno domenicale. Gesù ebbe la sua celebrazione eucaristica in mezzo alla sua condanna a morte. La prima Eucaristia fu detta da un prigioniero condannato, un prigioniero per amore. Ma Gesù è il sacerdote per sempre. Anche prima di questa cena, ultima cena, esercitava il suo sacerdozio, spezzava un altro tipo di pane. Spezzò il pane della guarigione, del nutrire gli affamati, della consolazione, della riconciliazione. L'altare erano le strade di Gerusalemme. Questa è l'Eucaristia che cerchiamo noi. L'Eucaristia globale, un mondo dove prevale la giustizia di Dio. L'Eucaristia globale della condivisione delle risorse, l'Eucaristia globale del mondo senza guerra, dove il mondo non investirà in armi quando milioni di persone muoiono di fame. Un'Eucaristia globale di giustizia economica e ambientale. L'Eucaristia è condivisione. L'Eucaristia è un grido profetico da milioni di altari, un grido di giustizia, un grido per una terza guerra mondiale, contro la povertà, contro la fame, contro l'oppressione. Il tempo non è una merce, è una comunione di cuori. Gesù aspetta pazientemente nell'Eucaristia. Guarda il nostro mondo e la nostra vita. L'uomo moderno vive in modo febbrile, ha una fretta lacerante, va sempre di corsa, è inquieto, vuole acquisire di più, consumare di più, non si accontenta mai, aborra il silenzio, non può aspettare. La velocità è il valore numero uno oggi. Essere lenti è considerato un vizio, una perdita di tempo, ma Gesù aspetta, è venuto da noi perché ha tanto amato il mondo da dare il suo unico figlio. Ho la paura, ho il timore che il tempo non è paziente con me. Ho soltanto 3 minuti. Bene. Forse sarò in tempo. Andiamo alla diapositiva 28 e comincio con una barzelletta. Avevo 6 anni quando facevo la prima comunione,
Vi ricordate sicuramente, ricordate anche voi i peccati che uno commette a quest'età. E si fa la confessione attraverso i 10 commandamenti. Vedete qui sulla diapositiva. Non ho onorato mio padre e mia madre molte volte, non ho ucciso molte volte, si dice a questa età, ho commesso adulterio, ho rubato molte volte, ho reso falsa testimonianza molte volte, ho desiderato la moglie del vicino molte volte. È così che si fa a 6 anni la confessione. Ma poi il confessore mi ha detto, e poi ho chiesto il perdono al confessore, a tutti questi peccati del passato e del futuro. E la pazienza è molto importante. Dobbiamo essere pazienti con noi stessi. Anche oggi abbiamo molti problemi. Anche nei momenti bui, l'uomo, quando guarda il mondo, può capire, può soffrire, ma può anche pazientemente far qualcosa con i problemi. Quando ti fanno il test, fatti positivo, cioè fatti negativo. La vita deve essere molto importante. Le energie della vita fungono attraverso la pazienza. Se non affrontiamo le difficoltà, non guadagniamo nulla. Dobbiamo stare attenti. E è importante di avere 10 secondi di pazienza in ogni relazione. Quelli che sono attaccati hanno la depressione, una catastrofe. Ci vogliono 10 secondi per non reagire subito. Non dobbiamo rispondere subito. Questo ci dà una pace dello spirito. Dobbiamo imparare che la pazienza non è un fast food in questi tempi di vita veloce e furiosa. È una specie di saggezza. Dobbiamo capire che l'amore, speranza e fede si nutrono solo di pazienza. La pazienza con gli altri è amore. La pazienza con se stessi è esperienza. Sesto punto. Essere pazienti è l'unico modo di praticare la fede. Il tempo di Dio non è sempre il nostro tempo. Io prego e chiedo a Dio quello che voglio e lo voglio ora. Il Salmo 40. Ho aspettato pazientemente il Signore ed Egli si è inchinato verso di me. Possiamo chiedere molte cose nella vita ora, ma Dio ci insegna la pazienza porta i frutti migliori. Essere pazienti poi attrae più le persone. Il beneficio di essere pazienti è che rende le persone attratte da te. La gente vorrà parlare con qualcuno che sarà paziente con i loro errori. Ottavo punto, la pazienza è la colla che tiene insieme la famiglia moderna. L'impazienza corrompe le famiglie. Dobbiamo essere radicali. La pazienza aumenta radicalmente la capacità di successo. L'unico modo in cui questo mondo può vivere in pace. La storia mostra che la pazienza ci guida, altrimenti è una catastrofe che ci aspetta. Grazie a tutti per la vostra pazienza.
Questo meraviglioso incontro da tutto il mondo dimostra la nostra comunione globale, partendo dal pasto pasquale di liberazione dell'Antico Testamento. Aspettiamo nella fede il pasto escatologico nella comunione dei santi, nella comunione con i santi, la vita nello spirito e aspettare pazientemente Dio, Dio che aspetta Adamo e Eva di ogni epoca, Dio che aspetta il suo popolo eletto. La pazienza ha un grande ruolo nel nostro cammino di fede. Abbiamo contemplato questa virtù angelica sullo sfondo dell'Eucaristia. Abbiamo capito questo periodo di pandemia è un periodo di attesa per un nuovo mondo di grazia. La nostra nazione ha bisogno di pazienza. Ho fatto esperienza di un incontro che devono fortificarsi nella nostra fede. La sua potente presenza ci guarisca tutti. Sento fortemente che questo congresso eucaristico è punto di partenza della guarigione globale. Dio, che è l'eterno guaritore, ci tocchi tutti e ci porti alla consapevolezza che la sua grazia è sempre lì per noi. Grazie di cuore dall'Ungheria, alla graziosa Chiesa d'Ungheria, al mio caro amico Sua Eminenza Peter Cardinale Erdő, ai nostri amici in tutto il mondo, che tutte le benedizioni siano su ognuno di voi. L'ultima parola, quello che posso offrire a voi, siccome siete stati pazienti, vorrei dare un dono di pazienza. Per questo ringrazio a tutti. Grazie mille. Lo dice anche in lingua inglese. Una nazione non vive solo nella sua lingua, ma anche nelle sue canzoni, musica, danze, costumi, dunque tradizioni. E questa tradizione gioca un ruolo enorme nel mantenere l'unità spirituale. Il Debrecen Hoidu Gruppo, il gruppo Debrecen Hoidu, è attivo nel mantenere la far risolvere, rivivere questa tradizione. Ha invitato coreografi ospiti e ha sperimentato nuovi modi di presentare la danza popolare originale. In questo processo, amicizie e amori sono stati forgiati tra i membri e le prove sono diventate un lavoro responsabile, con molti momenti di gioia. Accogliete la loro arte tradizionale con amore, accompagnati dall'orchestra Nosai. Ha messze lakom is, ha szegény vagyok is, ha messze.